After stimando l'op come un charter, trippando come Casper, la Casper, sto facendo arte. Studio sta a fare una cosa e non mi piace, quindi bella, chiudo e me ne vado. Poi entro, capace, un altro giorno entro invece dico, oh, figa sta cosa, aspetta un attimo. Dimmi te come procede oggi. Oh, vediamo un po' di cose, attaccato di loro. Ma già attaccato. E tipo mi siedo, metto il microfono davanti e comincio a provare tipo tutte cose. Nessuno usa la sedia, bitch. Tutti in piedi, io mi siedo perché sono un fottuto senatore del rap. Dimmi, vuoi un bel taxi? Non accetto troie come soldi falsi. Poi quando dico, oh, figa questa, faccio quella cosa. E quindi piano piano costruisco il pezzo. Ok, rimandare un attimo. Figi, ho il codice al collo. Faccio suonare tutto all'aeroporto. La devo prendere meglio. Poi come ce lo lascio un po' là, perché dopo un po' tipo divento scemo, tipo. Se senti troppo un pezzo, tipo, dopo un po' non credi più nel pezzo, cioè tipo te crolla, no? Wayne adesso sta più sull'autotune, sui pezzi cantati, quindi. Cioè io e lui, che ne so, chiamiamo un pezzo rockstar, facciamo un pezzo un pochino più. Stile rock, facciamo un pezzo più pop, facciamo un pezzo più pop, comunque tutte cose cantate. Sento odore d'estate, bitch. Sento odore di quella fottuta estate, bro. Con lui c'ho un pochino più vibe in studio. Infatti Wayne scrive, si mette lì, che ne so, fa freestyle sul microfono. Magari tipo lui fa la melodia, io dico, ah, non così, fammola così, poi lui ci prova, poi esce. Cioè comunque su e giù così e ci esce il pezzo. Ti piace, eh? Dico, oh, come la sto? Casa mia sembra un playboy party. Faccio un milione e lo spendo in donne e diamanti. Ho l'asfalto addosso vestito white. Dimmi, io chiudo un taxi. Ah, proprio così, già hit. Quando si chiude così è hit, Marco. Magia. Boh, provo altre due cose e poi niente, poi dico, ok, sto pezzo è figo, sto pezzo, cioè. Sto flexando ice. Sì! Che bomba, sì! Ma è una bomba, sì! Sono falso! Bacca di blu! Fici, acqua, fici, collo! Questa doccia comunque... Ma è... Grazie, bro. Grazie a te, Gio. C'è un altro... Vabbè, io vado che devo partire per Catania, devo fare un po' di cose a casa. Bello, bello, G. Bello, bro. Ci becchiamo stasera a Venezia con mio fratello Katie Kane. Fuego, baby. Andiamo subito, regà.
Buonasera. Buonasera. Abbiamo una prenotazione, non so neanche il nome. Guarda, che mi chiamo Arturo Bruni. Bene. Forse c'è scritto Arturo Bruni. Poi no, ma quindi vai a trovare Dark Side. Ah sì. L'ho scritto su Instagram, DM. Sto a Noale, mi devo tatuare. Mi sono arrivati 37 messaggi in DM di tatuatori. Gli ho scritto su Instagram se aveva bisogno, mi ha risposto di sì, allora sono venuti qua fino a tatuare Dark Side. Tanta roba. Niente, ho beccato un pischello coatto, fa roba seria. Fai una cosa in più alla O. Posso fare una sfumatura sotto? Quella sera. Bravo, hai capito? Una sfumaturina sì. Sotto. Vado, c'è la lingua divisa, sì, è strano. In verità era partito mezzo con la scritta, però la rosa pure... un casino. Come metterti la rosa in su, vedi? Vai. Quello bravo. Il gambo, poi lo giro io. Vai, bravo. Sì, frate, è swag. Te la giro il gambo e te lo giro in giù, però, vero? Giralo in giù, okay. Swag grande, sei un mostro. Merda. Questa è una copertura. C'avevo un uccello, tipo simbolo di libertà. Poi mi ha accannato la donna mia e mi sono fatto una rosa un po' per ricordarlo, capito? Per re! Così mai che si ripia, perché lei è la mia rosa. Ora non stiamo insieme, ma è stata una delle persone più importanti nella mia vita e la amerò per sempre per questo. Queste cose che ho detto sulla ragazza mia non devono essere... No, cazzo, okay, non è che hai parlato... Lo so io cosa ho detto, il motivo perché non lo devo aver detto. Comunque Betto c'ha sta cosa di dire easy una quantità di volte, regà. Perché tra per lui per ogni cosa easy, bro, ma easy bro, no, sta sempre vabbè, easy. Lo so, ma tu lo dici anche quando uno tipo, si sta preoccupato, te dici easy come easy in realtà. Betto è uno dei miei tanti fratelli, ho un rapporto molto stretto con lui perché ci conosciamo da sempre e lui è un videomaker in sostanza e ha fatto anche dei video nostri. Ciao Serena, quanti anni ha? 12. Come va a scuola? Ti mando un bacione comunque. Andavo a snare? Sì, grazie. Famosi una foto di te, oggi. Alla fine niente bianco, come ho detto. Niente bianco. Perfetto, sì. Vedi che soluzione pochissimo. Sì, sì. Il gambetto proprio più lungo ti va bene così? Il gambetto allungato di mezzo millimetro. E comunque io me ne avvento tutti i tatuaggi che faccio, li ho fatti soltanto in momenti in cui ero fuori di me e niente. Cosa colpita? Cosa colpita di non avere? Mamma mia, quanto cazzo sono buoni! In Sicilia, Catania, bitch, sono così Catania, bitch. Sicilia è il posto in cui sono nato, mia madre mi ha fatto nascere in Sicilia, cioè, sono molto legato comunque ai miei nonni. Sì, era tutto bello, però lo vedevo tutto talmente strano da me, lo vedevo in queste case rotte, non capivo bene. C'era avuto un po' questo contrasto, all'inizio era figo, era strano, era tutto un po' strano, sai, ho detto sti mercati, il pesce così. Dicevo, ma dove cazzo siamo qua? Cioè, era tutta una concezione della vita completamente differente da quella che facevo a Roma. Tu nonna è mezzo pelle rossa. Mi sono cambiato su nonna, era metà pelle rossa, oppure la madre della mia bisnonna era metà pelle rossa. Pure la sopra che è mezzo pelle rossa, eh? Sì? La sopra. Sì, si vede. Poi crescendo invece ho capito che era una cosa, cioè ho capito che Catania, Sicilia era un'energia positivissima e che era una cosa in più che
Dio, chiunque per sé mi aveva dato. Grazie nonno! Quella fase quando sei brutto. Ma con no, ma eri bello. No, per questa la fase quando sei brutto. E la fase in cui ancora riuscivo a farti mettere la camicia bianca. Prendi quella foto. La foto. Questa foto. Questo era l'unico momento in cui ero proprio bello nella vita. Ma invece sono andato sempre a cascare, sempre di più. Ma non è vero, sei bello. Colpa delle sigarette, non so dove ora sei bello. È stato sempre un angelo questo ragazzo. Sì, ha fatto un miracolo. Negli ultimi tempi fu la gioia più bella che abbiamo avuto quando si è laureato. Per noi è stata una cosa dell'altro pianeta. Ora mi aspetto la casa che mi ha promesso, l'anello che mi ha promesso talmente tante cose, perché ogni volta era: ma tu non ti preoccupare, io te li restituisco, e poi per tutti i video, per tutti. Però restituito finora o no? Io ho fatto quello video. E voilà. No, i dolcetti della zia Rosalia. È fatta di burro, farina, nelle giuste quantità, nella giusta misura. Sì. Uovo e zucchero. Ma non dire, a noi il segreto non lo dobbiamo dire. I dolcetti di zia Rosalia. Rosalia away. Comunque, Said, ti vogliamo tutti. Said, tu non ti ricordi Arturo? Mi dispiace che non sei venuto, noi ti volevamo troppo. Ci becchiamo stasera al Night and Day di Noale con mio fratellino, hermano, famiglia, vera famiglia gay di Kane. Puma con lo socotino, del pannello palettino, lo conjunto con moschino, la puta me vende vino, meta todo sin sentido, Dios nunca contó conmigo, todo versatile. Kane di Kane è un rapper spagnolo del collettivo Burgang, che adesso si chiamano Los Santos, che sono lui, Young Beef, Khaled, DJ Steve Lynn. Quando troviamo nello studio nel punto? Sì, allora stiamo nel punto. Famiglia! Mia e mia famiglia, che stiamo e sta nasce in Venezia, rock and roll, mami. Venisce pa' acá, por Dios. Quattro babies, noi necessitamo. Quattro babies. Niente, noi ci siamo connessi all'inizio per rispetto per la musica, e poi abbiamo scoperto che eravamo già connessi per roba di strada. In una settimana va il mio mixtape Solitario? Sì, Solitario, Six Side, tutte le mie Six Look. Già allora si escuchava, yo allora de España antes de conocerle se escuchaba, y supongo que ellos casi que igual. Sí. En cuanto tuvimos ocasión de conectar, Fernando empezó a hablar con ellos y todo. Lo primero que pensamos en eso, yo, a nosotros es lo más parecido que hay en Italia, a nosotros aquí, era con sí, la gente que queríamos maquinar. E poi insieme facciamo le hit, reggaeton, proprio bailar las putas. Beef bro, passami una cartina, che anche il triplo 7 alziamo soldi in cucina. Ti vuoi stare sta? No. Suonato. Il niño è venuto in media ora di 110 km. Papi, certo? Oggi siamo venuti a Catania grazie a Teledon che ci ha chiamato. Abbiamo fatto questa prima cosa di beneficenza quando era possibilità di aiutare. Secondo me non c'è cosa che ti gratifica di più di sta cosa, secondo me. Ci sarà questa lotteria con il nostro merchandising, in più ci sarà un incontro, un talk, parleremo con i fans. Devo dire che Catania è una città stupenda, i fans sono pazzeschi e siamo una casa sola. I fan sono la nostra famiglia, perché comunque senza di loro tutto questo non ci sarebbe, quindi. Ma poi sono proprio dei nostri figli, capito? Noi li trattiamo come figli, quindi proprio tipo un amore strano, una cosa, un rapporto strano con i fan. Che consigli sentite di dare? Allora, come prima cosa,
per chi va a scuola di studiare. E poi niente, di sentire solo i consigli delle persone che vicine, di non ascoltare i giudizi degli altri e di fare quello che dice il cuore. Vediamo un po' questa cosa del rap, no? Un po' tra di senti calla, devi stare sulle tue, no? Quando ho visto Tony che invece ha preso questa cosa molto tipo siamo tutti una famiglia, ho capito che era un messaggio figo ed era completamente un'attitudine diversa da quello che era successo fino ad oggi. Cioè il fatto che comunque io sono io e te non sei un cazzo. Quando il fatto invece è tipo dai. Noi siamo del popolo, siamo tipo. No, quella cosa mi ha fatto fuori di testa e ho detto ok, figo è così, e pischiette, cioè proprio tipo fermo. 00435 alla cassa, hai vinto un cappellino spezzacuori, bitch. Io poi proprio mi ritrovo nel, cioè nel senso comunque mi sento pure un pischelletto dark, quindi mi vedo magari io da piccolo, capito? Quindi è proprio bella come cosa, cioè. Cosa ne pensate della trap italiana? Ah, siamo noi però, che ne pensiamo? Quando ti chiedono una foto, quando ti parlano del lavoro che fai, la sensazione che provi è insomma di affermazione, vuol dire soltanto insomma che lo stai facendo bene e che la gente lo apprezza. Come cazzo fate ad essere così freschi? Non lo so, raga, come facciamo a essere così freschi? Ice. Tutti i miei Vaticano, praticando il Ferragamo, tocando il cielo bravo. Io, cioè, amo i nostri fan, gli voglio un sacco bene. Però ci sono anche fan fastidiosi e maleducati. Cioè, io saluto tutti, parlo con tutti, ma se sei a testa di cazzo li mando un caffo al culo. Lo faccio davvero, non è soltanto una rima, aspetta, ora ci ascolta chi? Venezia, messo Margiela, ho scopato una tipa, non so come si chiama, forse Sara, forse Emanuela, ma non mi interessa, 3-7 finché muoio. Il concerto è andato veramente bene, tanta roba per te, bellissimo. Vedete, ragazzi, ci stava. Che di King Darkside, tanta roba. Stavo aspettando anche da Dark Polloy, l'ho visto su Insta, Facebook. Tony. Seguiteli, regà, tanta roba. Troppa roba. Tanta roba. Ciao a tutti, Catania, ci vediamo presto, facciamo la serata, regà. Ci vediamo presto, e schiere! Questo non è semplice musica, perché comunque anche dal modo in cui si vestono, loro diciamo, no, è qualcosa che ti fa esprimere molte emozioni. Io la calcolo gancio nel cuore, ogni volta che ascolto le loro canzoni sto anche ore e ore a riascoltarle, perché mi piacciono, non riesco a smettere di ascoltarle certe volte. Dicono quello che vogliono e non hanno paura di farlo, e mi danno anche un senso di coraggio pure a me per farlo. Ti ricordi quando abbiamo iniziato, frate? Guarda dove cazzo siamo arrivati. Però guarda le nuvole, sono alte come noi. Già solo il fatto di poter tenere un sacco di gente insieme penso sia la cosa più complicata della vita. Convivi 24 ore 24 una persona,
quindi magari ci possono essere dei litigi, cose così. Voglio dire che scellate. Vince l'amore. Uno può litigare, ma il mio amore per queste persone non potrà mai morire. Cioè, nemmeno se fossi diviso da loro. Nasce tutto insieme e morirà tutto insieme. Tutto ha un fine, però magari finisce bene, capito? Speriamo. Lascio spogliarmi, vestito rosa penso di essere una Barbie. Se passo mi mandano in pace, la tua tipa tra i miei seguaci. Ops.